Ciao ragazzi, nuovo video. Oggi andiamo a vedere come realizzare una base adatta per l'estate, low cost, quindi prodotti che costano poco, che sono facilmente reperibili e che però vi danno comunque la possibilità di fare una base viso che vi duri tutto il giorno, che sia comunque performante anche in estate, quindi resistente all'umidità, al sudore, alla mascherina, a tutto quello, a tutte le varie eventualità, insomma, che possono accadere durante la giornata, con prodotti low cost, appunto. Farò poi magari un video dove vi faccio vedere una full face, magari proprio se avete un'occasione, un evento, una festa, quindi qualcosa da utilizzare, appunto, se avete qualcosa di particolare. Però secondo me questi prodotti potreste utilizzarli ugualmente anche per una serata, perché comunque sono prodotti che durano, ma sono prodotti che potete utilizzare anche appunto da tutti i giorni perché costano poco e sono facilmente reperibili tutti quanti, quindi secondo me è una cosa utile. Allora, ho applicato semplicemente, ho fatto solo skincare, non ho applicato primer perché sotto a questi fondotinta che adesso vi faccio vedere non necessito di primer, nel senso che sono comunque prodotti che si vanno a fissare bene sulla pelle, quindi non appesantisco con nient'altro. Allora, i due fondotinta che vi faccio vedere sono i due fondotinta di Astra. Uno è l'Icon Perfect Liquid Foundation, quindi questo qua è un fondotinta low cost, molto liquido, effetto pelle nuda. Quindi questo qua va bene se non avete particolari imperfezioni, perché veramente va a uniformare l'incarnato, vi dà un effetto luminoso di seconda pelle, appunto, veramente molto bello e veramente molto durevole nel tempo. Poi l'altro invece, questo qua è il Transformist di Astra, Foundation e Concealer, quindi fondotinta e correttore, Super Coverage, Semi Matte Finish. Questo qua ovviamente è una formulazione un pochino più pesante, un pochino più coprente anche. È adatto ovviamente a chi ha magari delle imperfezioni, cose da coprire. Io in questo momento ovviamente ho varie imperfezioni. Il mio problema principale è il sole. Cioè, quando io prendo il sole, nonostante io sotto il sole indossi sempre il cappello perché so che il mio viso e il sole non vanno assolutamente d'accordo, però mi escono comunque delle bollicine, delle infiammazioni, eccetera. Quindi devo andare a coprire. Però ovviamente non voglio fare una base troppo pesante, quindi cosa vado a fare io di solito? O metto un correttore, ma la cosa che mi piace più fare è utilizzare questi due prodotti insieme, quindi utilizzo il Transformist questa zona del mio viso come se fosse un correttore, quindi vado a uniformare tutte le imperfezioni e sopra poi su tutto il viso vado con l'Icon Perfect che è più leggero e più luminoso. Anche questo qua, nonostante sia più pesante, fra virgolette, mi piace molto, però adesso vi faccio vedere cosa faccio. Allora, vado prima appunto con il Transformist e vado in questa zona del viso, come vi dicevo, dove ho più imperfezioni. Allora, di questo qua ho la colorazione, non ve l'ho detto, numero 3. Numero 03 e lo vado a sfumare con una blender umida e lo porto appunto solo in questa zona del viso. Magari se tolgo i capelli è meglio. Allora, questi prodotti Astra in generale sta facendo veramente tanti prodotti molto molto interessanti. Adesso è uscito anche con una linea tutta naturale che spero di provare e trovare presto. Ho girato qualche negozio in questi giorni, ho messo glitter sugli occhi e mi sono rimaste tutte in giro, va bene. Ok, faccio così e poi con un pochino di prodotto, sempre il Transformist, lo metto sulla mano e vado a insistere nelle zone appunto dove le imperfezioni sono più evidenti. Resta il fatto ovviamente che in estate, anche se si vedono un po' le imperfezioni, cioè, ma chi se ne frega perché fa veramente caldo, però insomma cerchiamo di dare uniformità. Poi l'altro prodotto invece, l'altro fondotinta, l'Icon Perfect, invece lo vado a stendere con un pennello perché è molto liquido e la blender se no se ne beve parecchio. Quindi vado con questo pennello qui di Wycon, l'F103, che mi piace molto, è super morbido, super fitto, mi piace veramente tanto per stendere fondotinta. Di questo qua ho la colorazione numero 4, perché questo qua, come potete vedere,
L'avevo acquistato, poi mi sono resa conto che questa colorazione è leggermente, dovrebbe essere con un sottotono naturale, invece è leggermente rosato. E sapete che io invece, e lo vedete, ho un sottotono di pelle molto caldo. Questo fondotinta è parecchio, parecchio liquido, quindi non lo applico direttamente sul viso, lo metto sulla mano. Le vado a prendere un po' con il pennello e inizio a picchiettarlo e a stenderlo. Vedrete che è molto, molto facile da stendere ed è uno di quei fondotinta che si vanno comunque anche da soli a autosettare. Quindi è sempre meglio applicarlo, aspettare leggermente in modo che un po' si autosetti da solo e poi andarlo a settare con una cipria. Almeno secondo me. Allora, come vedete, il finish è luminoso. Anche quando si andrà ad asciugare, comunque resterà sempre un pochino luminoso. Quindi veramente fa un bel effetto sulla pelle, super super naturale. Però, come riuscite a vedere benissimo dalla camera, va veramente a uniformare perfettamente la pelle. Non crea strisciate, non crea spessore. Ed è facilissimo da stendere, lo porto anche sul collo. E con la quantità che avete visto prima che avevo sulla mano, praticamente ho fatto tutto il viso. E non vado ad aggiungerne altro perché ovviamente qui, in queste zone, avevo già messo sotto il Transformers. Allora, poi adesso procediamo con il correttore. Come correttore, sapete che mi piace molto anche quello di Astra, però non volevo fare una full face Astra, quindi vi propongo come alternativa anche questo qua di Catrice, che è l'ultimo uscito, il True Skin Eye Coverage Concealer con acido ialuronico e waterproof. Anche questo qua è veramente molto molto valido, veramente un prodotto buono du che dura tanto, idratante, non va a segnare il contorno occhi, è veramente fantastico. La colorazione che utilizzo di questo è lo 020 Warm Beige, sempre molto difficile se ordinate online capire le tonalità dei prodotti Catrice, eccetera, perché con le numerazioni e le colorazioni non ci si capisce niente, quindi è abbastanza complicato, però è anche vero che i venditori di Catrice sono veramente tanti, quindi potete andare tranquillamente in negozio. Lo vado a sfumare sempre con la blender che ho utilizzato prima. Una volta steso il correttore, come potete vedere, il fondotinta si è comunque un pochino autosettato, come vi dicevo, quindi è luminoso ma non così bagnato e anche sul viso comunque si sente, non è perfettamente asciutto perché comunque non è una formulazione che si asciuga così tanto, però si sente che insomma si è fissato, che non è in superficie. E secondo me per l'estate è fondamentale una cosa del genere perché se sentite qualcosa di appiccicoso sul viso, secondo me è impossibile, veramente impossibile vivere. Allora, vado a fissare il tutto e il contorno occhi lo fisso con questa cipria di Erichioba. Adoro le cipre, non mi ricordo adesso come si chiamano, ma le cipre che ha fatto Erichioba in collaborazione con Cosmify. Questa qua è Suiko, che è quella, diciamo, traslucent, quindi quella trasparente. Poi ne ho un'altra che invece è leggermente colorata, quella la utilizzo di solito su tutto il viso in inverno. Questa qua invece è perfetta per questo periodo, quindi ne prendo un po' con il pennello. Ne basta veramente poco perché questo correttore qui di Catrice comunque anche lui si va a settare anche da sé. È una formulazione comunque waterproof, non ha bisogno di tantissima cipria per fissarsi. Quindi vado semplicemente a picchiettare un pochino. E praticamente è fissato, veramente fidatevi, non ne serve tanta. Poi per il viso invece vado ad utilizzare sempre di Astra. La cipria questa qua è la Natural Skin Powder Cipria Compatta, numero 34, la colorazione che utilizzo adesso. Ed è fatta in questo modo, è leggermente colorata e
ha un'ottima, secondo me, formulazione perché fissa, leviga, ma non secca la pelle. Ed è soprattutto molto molto sottile, quindi non vi va a fare strato, non vi va a creare spessore sulla pelle. Vedete che comunque sia rimane poi sotto luminoso, appunto perché anche la cipria ha un finish naturale, quindi non è estremamente matte. A me piace, sapete, l'effetto matte, però trovo che d'estate avere il viso troppo matte è estremamente innaturale, appunto perché fa caldo, quindi è normale, fra virgolette, che comunque sia, ci sia il viso sia più luminoso, più effetto bagnato, se vogliamo, più l'effetto glow. Allora, fatto questo passiamo a bronzer e tutto il resto, però sapete come sempre che io vado a terminare la parte sotto degli occhi dopo che ho applicato tutti questi prodotti, quindi faccio un attimo appunto il make-up nella rima ciliare inferiore e sulle sopracciglia vado a mettere solo questo prodottino qui di Kiko che è l'Eyebrow Fibers, appunto questo mascara colorato con delle fibre. E quando sono di corsa, per tutti i giorni, non vado neanche più a riempirle in estate, metto solo questo, le riempie comunque sia, le fissa bene e sono a posto così, non mi importa niente. La colorazione che utilizzo è la 05. Allora, non vi ho fatto vedere, ma come mascara andrò a mettere il Miss Drama di Wycon. Quando ci sono gli sconti da Wycon, mi suggerisco sempre di prendere appunto i loro mascara perché sono veramente fantastici. Fra i miei preferiti, appunto, c'è il Miss Drama e non lo so, fa veramente un bellissimo effetto. E quando ci sono i saldi, lo pagate comunque meno di 10 euro. Tipo, io l'avevo pagato 4,99 e secondo me sono mascara molto validi. Quindi approfittatene perché appunto anche adesso ci sono gli sconti estivi. Mascara applicato, passiamo appunto al bronzer. Come bronzer che io sempre facilmente reperibili e che funzionano sempre bene, io vi consiglio questi qua di Essence. Ogni estate escono con un bronzer diverso. Questo qua era Sun Club Matte Bronzing, la colorazione è la 02, ma ogni anno escono con dei bronzer e io vi consiglio appunto di prenderli. Perché sono degli ottimi, ottimi prodotti, secondo me. E come sempre, vale sempre lo stesso concetto, cioè costano poco e vedete, danno un bel effetto. Sono comunque polveri facilmente sfumabili, adatti veramente a chiunque. Sono tutti i colori a prescindere dal numero che prendete, quindi 01, 02, sappiate che sono colorazioni comunque molto calde, quindi non lo so, se non vi piacciono i bronzer molto caldi, magari volete fare prima del contour freddo, magari non sono adatti. Io d'estate di solito non faccio mai il contour freddo, nel senso che metto solo del bronzer così caldo che va a scaldare l'incarnato, cioè mi sto mangiando i capelli, che va ok, a scaldare l'incarnato e basta, perché il bronzer freddo quando sono un pochino abbronzata mi ingrigisce un pochino e quindi evito. Poi come blush, queste qua piccole blush Sephora, questo qua è il numero 10, molto carini, semplici, secondo me anche loro sono facili da reperire. E anche da utilizzare e li porto qua su, diciamo in questo modo. Poi, come illuminante, mi piace molto utilizzare ultimamente illuminanti in crema, soprattutto. E Astra di nuovo Luminous Touch illuminante in crema. La colorazione 1 è Romantic Rose ed è enorme. In realtà lo potete utilizzare, da come c'è scritto, lo potreste utilizzare su tutto il viso, appunto, per andare a fare anche pre-highlighting, quindi sotto al fondotinta. Io non amo fare questa cosa perché già la mia pelle di suo si lucida, quindi penso quantomeno di non averne bisogno. Lo stendo con le dita
ed ha una formulazione in crema, però anche lei che si asciuga bene, quindi non c'è bisogno poi di andare sopra a fissarlo perché comunque sia, sentite proprio che è asciutto. È però, vi avverto, uno di quegli illuminanti che ha all'interno anche, oltre la perla, ha anche qualche leggero brillantino, qualche leggero glitter, quindi sappiatelo. Poi, ultima cosa, passiamo alle labbra. Come prodotto labbra, adesso ho un po' di... Ancora un po' di burro cacao che tolgo così in maniera molto veloce. E mi piace, se posso, andare ad utilizzare qualcosa con l'effetto cremoso, con l'effetto più lucido. Purtroppo, se so che devo indossare la mascherina, evito, però adesso sono a casa, quindi se ne frega, però magari devo andare all'aperto, quindi non c'è l'obbligo di mascherina, meglio. Vado a delineare poco poco le labbra con questa matita che è praticamente del colore delle mie labbra. È del colore esatto delle mie labbra, quindi non stona. E poi utilizzo Color Boost Vanilla Juice di Essence, colorazione 04. Una volta, adesso appena applicato è molto lucido, ma se aspettate una decina di minuti comunque rimane sempre cremoso, ma un pochino si asciuga e trovo che sia veramente super confortevole sulle labbra, quindi mi piace parecchio. Questo è quindi il risultato finale della base estiva, scusate, low cost, e devo dire che a me piace veramente tanto perché sono prodotti appunto comunque economici, ma che vi assicuro vi restano tranquillamente tutto il giorno. Come vedete l'effetto non è troppo finto, è comunque un effetto luminoso, naturale, però vanno comunque a creare una base anche nel caso appunto aveste delle imperfezioni. Ovviamente se non avete nessuna cosa del genere andate direttamente solo con l'Icon Perfect perché appunto dà una bellissima uniformità ed è super leggero sulla pelle, ma vi dura tutta la giornata. Tutti i prodotti che vi ho fatto vedere appunto sono low cost, sono facilmente acquistabili insomma dappertutto, sia online che nei negozi fisici. Spero come sempre che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi voi quali sono i vostri prodotti preferiti per la base estiva, sia low cost che no. Fatemi sapere appunto, datemi consigli per provare magari qualcosa di nuovo che non avete visto nel video. Sono super curiosa e niente, se vi va lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.